La bella Rosina, definita anche clandestina della storia, non è nata a Mirafiori, ma a Nizza Marittima. Eppure, proprio a Mirafiori, in una piana solitaria, distante un'ora di carrozza dalla Torino del tempo, un grande mausoleo testimonia di lei. Nel 1847, a 27 anni, Vittorio Emanuele incontra a Racconigi la figlia del sergente Vercellana, Rosa, che di anni ne ha solo 14 e se ne innamora perdutamente. Vittorio Emanuele è sposato da 5 anni con la cugina Maria Adelaide d'Asburgo, dalla quale ha già avuto ben 4 figli. Non solo, è un insaziabile tombeur de femme, meglio popolane piuttosto che altolocate. Da qualche anno poi ha una relazione importante con un'attrice, Laura Bon, che è di fatto la sua amante in carica. Eppure, nonostante moglie legittima, amante ufficiale, amante di giornata, Vittorio Emanuele si immaghisce di Rosa, che è poco più di una bambina, anche se dimostra molto più della sua età. Da quel giorno vivranno uniti per 31 anni e lui la difenderà sempre da tutti, dalle malelingue del popolo e della corte, dalla stessa famiglia reale e dalla chiesa. E anche da Cavour che, una volta morta la moglie legittima Maria Adelaide, farà di tutto affinché Vittorio realizzi un matrimonio regolare di alto livello, orientato ad alleanze politiche vantaggiose per il Piemonte. Vittorio Emanuele II rifiuterà tutte le proposte di matrimonio e nel 1859 nominerà contessa di Mirafiori e Fontanafredda la popolana Rosa Vercellana, e successivamente la sposerà. Con quel titolo a Rosina venivano assegnate alcune cascine del territorio di Mirafiori, rinomate non solo per il loro valore economico, ma soprattutto perché evocavano un prestigio storico memorabile, legato al fastoso passato della sontuosa e leggendaria Reggia di Miraflores, che aveva ospitato 3 secoli prima la non dimenticata storia d'amore tra il duca Carlo Emanuele I e Caterina, figlia del re di Spagna. Rosa esibirà sempre con orgoglio lo stemma gentilizio che gli esperti di araldica avevano preparato per lei. Sormontato dalla corona di conte a 16 punte, di cui 9 visibili, simboleggiava il trittico del suo titolo. Un braccio armato, Guerrieri, il cognome che Vittorio aveva assegnato ai suoi figli legittimi. Sotto a sinistra un castello, la Reggia perduta di Mirafiori. E a destra una fontana, la tenuta di Fontanafredda, vicino ad Alba. Rosina non esiterà a far applicare il suo stemma ovunque, in modo quasi maniacale, sulle vetrate di casa, su lenzuola ed asciugamani, su piatti e tovaglie, su borsette, scarpe e sul libretto della messa. Rosina era dominata più da un fiero orgoglio piuttosto che da una cortigiana arroganza. Lei, regina senza corona, Cenerentola trascinata a quelle altezze dalla buona sorte, lei che aveva conquistato cose che nessun'altra amante era riuscita nemmeno ad immaginare. Dopo la morte di Vittorio, avvenuta nel 1878, ogni anno arriverà a Roma un bellissimo mazzo di fiori da deporre sulla tomba del re sepolto al Pantheon, con la scritta «L'inconsolabile». Rosina sopravviverà a Vittorio ancora 7 anni, smetterà gli abiti sgargianti e limiterà i suoi spostamenti alle residenze di Sommariva Perno e Fontanafredda, presso il figlio Emanuele, ed a Pisa, presso la figlia Vittoria, dove si spegnerà a soli 52 anni di età nel dicembre del 1885. La Casa Savoia vietò di tumulare Rosa nel Pantheon di Roma accanto al re Vittorio, in quanto moglie non legittima.
i due figli, memori della profonda predilezione della madre per Mirafiori, reagirono, facendo subito erigere in questo territorio, nei pressi dei ruderi dell'antica reggia, un pantheon di dimensioni ridotte. Il diametro del pantheon romano misura oltre 43 metri, mentre quello del tempio torinese è di poco superiore ai 16 metri, ma perfettamente fedele alle proporzioni dell'originale. Ne risultò una costruzione imponente, che pose, anche nei particolari, un simbolico sigillo al ruolo che la bella Rosina aveva avuto nella vita affettiva del re Vittorio Emanuele II. Infatti, nel suo personale pantheon, Rosa fu collocata nella medesima posizione in cui è posta la tomba di Vittorio a Roma. La nicchia centrale a destra di chi entra, quasi a reclamare il suo vero posto, accanto a Bigio, come lei affettuosamente chiamava il re galantuomo, il padre della patria, il primo dei Savoia a fregiarsi del titolo di re d'Italia. Durante i 3 anni di costruzione del tempio, la bella Rosin fu provvisoriamente tumulata nella vicina chiesa della Visitazione e nel 1888 poté essere trasferita nel mausoleo, dove è rimasta fino al 1972. Da allora la bella Rosin non riposa più qui, ma al cimitero monumentale di Torino, campo primitivo nicchia 170, e il suo mausoleo, dopo anni di degrado, è stato oggetto di importanti opere di recupero e restauro, terminate nel 2005. Attualmente è un punto di prestito libri delle biblioteche civiche torinesi, nonché il luogo in cui vengono ospitate mostre, conferenze ed eventi.